Adesso voglio parlarvi del cibo, della relazione con il cibo, che è molto importante, perché non solo la natura, gli alberi, la foresta è maestro o maestra, ma anche il cibo può essere il nostro maestro. Effettivamente, si diceva ieri che il karma è la legge dell'azione-reazione e ciascuno di noi accumula karma quando compie l'azione a partire dal proprio io, con la propria mente, attraverso un calcolo mentale. Perché questa azione che parte dal calcolo mentale è un'azione attraverso la quale tu reiteri la colpa primeva, che è il bisogno di esercitare un controllo, un potere sugli eventi. L'alchimista, lo sciamano, non agisce mai in prima persona. Fa sempre in modo che siano gli spiriti, gli dèi, o se preferite dire il divino, tanto la realtà spirituale, come ci siamo detti tante volte, è una nella molteplicità, la molteplicità nell'una è una realtà complessa. L'alchimista, lo sciamano, il custode del mantra madre, lascia sempre che sia il divino, il suo amante mistico, ad agire per lui. E a questo fine consegna il proprio obiettivo a te, a te, a te. Poi permane nella gratitudine, nell'entusiasmo e nella fiducia che il divino, gli spiriti, gli dèi, la natura, l'anima del mondo realizzerà l'obiettivo per lui. Ovviamente è difficile permanere nella gratitudine, nell'entusiasmo e nella fiducia perché gli dèi prendono sempre le vie dell'inatteso per realizzare l'obiettivo. E il più delle volte la mente si aspetta tutt'altro e quindi alla mente umana sembra che nulla stia accadendo. In verità, se permani nella fede, nell'entusiasmo e nella gratitudine, il tuo obiettivo si sta realizzando. E lo vedrai pienamente realizzato. Chiaro, tu devi agire per impedirti di bloccare il lavoro del divino. Devi agire nella fede per aumentare la tua fede, la tua gratitudine, il tuo entusiasmo. È questa l'azione che ti compete, non lo sforzo personale di realizzare il tuo obiettivo. Anche perché se realizzi l'obiettivo mediante lo sforzo personale, il calcolo mentale, a parte che non ci riesci, ma ammesso che ci riuscissi, non sarebbe un obiettivo in armonia con l'universo e quindi non sarebbe un obiettivo che produce gioia, felicità. A volte, quando tu affidi la realizzazione dell'obiettivo agli dèi, agli spiriti, loro cambiano anche un po' l'obiettivo per armonizzarlo con la volontà universale, con i ritmi cosmici. E quindi tu devi anche rimanere disponibile che il tuo obiettivo muti un po'. Sempre rimanere aperto e disponibile, sempre nella fede, nella gratitudine, nell'entusiasmo. È questa l'azione che ti compete, il dare, il darti, l'affidare i tuoi obiettivi al divino, a te, a te, a te, permanere nell'entusiasmo, nella gratitudine, nella gioia, continuare a darti, continuare a permanere nella gioia. È questa l'azione che ti compete. Allora l'obiettivo si fa da sé e si realizza nei modi migliori possibili, in piena armonia con la volontà cosmica. E questo tipo di azione è un'azione che non accumula karma, non accumula karma. Il cibo è maestro di questo modo di agire, perché questo modo di agire non è facile per l'individuo, il quale ha un programma che gira nell'inconscio e nell'inconscio collettivo, è stato abituato da anni e anni e anni di condizionamento,
agire in modo esattamente diverso, esattamente opposto. Quando ha un obiettivo, è stato abituato ad agire attraverso lo sforzo personale, il calcolo mentale, applicando tutti i valori della mente comune, ma non si rende conto che quando persegue l'obiettivo in questo modo, in verità, non persegue mai l'obiettivo della propria felicità, della propria realizzazione, della propria compiutezza, ma persegue, un obiettivo, che realizza sempre il sogno di qualcun altro, arricchisce sempre qualcun altro e alla fine lui si trova depauperato, sfruttato, usato. Eppure questo è il modo sistematico che gli individui hanno di applicarsi alla realizzazione degli obiettivi. È un modo automatico. Se tu ti impegni nella realizzazione dei tuoi obiettivi in questo modo automatico, meccanico, realizzerai sempre il sogno di qualcun altro. Alla fine ti troverai sempre ad aver fatto il gioco del sistema e non mai di aver compiuto la missione della tua anima. Quindi devi cambiare modalità, devi cambiare modalità. Per cambiare modalità ci vuole consapevolezza, altrimenti il programma, il condizionamento si ripete, si ripete, si ripete in automatico. Se non ne sei consapevole, ti rende vittima. Ci vuole innanzitutto consapevolezza e poi ci vogliono degli alleati potenti. La natura è un alleato potente. Abbiamo visto attraverso le pratiche dello Shilin Gyoku, l'immersione nei boschi, come possiamo aiutarci con la contemplazione della natura, con la meditazione nella natura, ma anche l'alimentazione, il cibo è un alleato estremamente potente. Ogni volta che mangi, almeno per una frazione distante, getta il tuo pensiero a questa idea, a questo eidolon, a questo grande Dio. Il sacrum facere, il sacrificio, il darsi e l'onorare il sacro. Quando mangi delle vite, che sia una carota, un pomodoro, un rapanello, si sacrificano per te. Con queste vite chi nutri? Se nutri il tuo io, nutri la tua mente, nutri il programma. La maggior parte delle persone quando mangiano nutrono il proprio io. Basta una frazione distante per cambiare questo. Basta che durante il pasto vi sia una frazione distante in cui tu dici a te stesso: ecco, io con questo cibo nutro i miei organi. E i tuoi organi, tu sai benissimo che sono gli dèi. O, come dicono gli sciamani, gli antenati. Jung diceva gli organi sono gli dèi, per gli sciamani gli organi sono gli antenati. Di fatto, se tu porti la tua mente lungo questo sentiero, mangiando questo rapanello, questo broccolo, questa patata, questo pesce, questa mela, questo frutto, mangiando questo cibo, io nutro i miei organi, che sono gli dèi e che sono i miei avi. E allora dopo tutto diventa bellissimo perché ci saranno momenti del pasto in cui ti accorgi che stai mangiando proprio quel cibo che piaceva tanto a tua madre e allora lo dedichi a lei, oppure stai mangiando quell'altro cibo che piaceva tantissimo al nonno e lo dedichi a lui. E così sviluppi l'abitudine di dedicare l'azione a qualcun altro, qualcuno che non è il tuo io e che alla fine non è neanche qualcuno, perché gli dèi e gli antenati non sono qualcuno, sono archetipi, sono eidola appunto, immagini, dèi, dee. E quindi in questo modo semplicemente
prendendo i tuoi pensieri e dirigendoli su un altro sentiero, non quello comune, mentre mangi, tu fai del cibo che mangi un potentissimo alleato, perché ti alleni a dedicare le tue azioni non a qualcuno, e tantomeno a questo tuo stesso io che si crede qualcuno, ma al divino. Nessun uomo è qualcuno, diceva Borges, nessun uomo è qualcuno, ma un solo uomo immortale è tutti gli uomini, nessuno è qualcuno. Questo qualcuno, essere un io distinto dal tutto, è un'impressione ingannevole che è sostenuta da un programma che gira nell'inconscio collettivo. Ora, se tu quando mangi nutri sempre l'idea del tuo io, nutri qualcuno, rinforzi il programma. Quando mangi, mangi per nutrire il programma. È semplicissimo. Smettere di nutrire il programma e incominciare invece a nutrire la tua relazione con il divino, con l'invisibile, con gli dèi che sono grandi dee, e quindi puoi entrare in una vita ispirata. È semplicissimo, basta dirigere la tua mente lungo un nuovo sentiero. E così, mentre mangi, una volta che hai posto la mente sul nuovo sentiero, potrai incontrare tantissimi archetipi, tantissime immagini, tantissimi dei e dee da nutrire. Per esempio, potrai incontrare il tuo bambino, interiore. Gli archetipi che abbiamo incontrato ieri insieme nella meditazione verso le direzioni dello spazio, vi ricordate il nord, il sud, l'est, l'ovest? Quindi nutrire tua madre, nutrire tuo padre, non come individui, ma in quanto immagini archetipiche, dei e dee, madre, padre, bambino, adolescente, adulto, vecchio, morente. Questi sono archetipi importantissimi da nutrire. Con il cibo sono tutti simultanei nel qui e ora, perché il tempo lineare non esiste, quindi non è vero che tu sei stato bambino e che sarai il vecchio. Tu sei tutto ciò nell'istantaneità della medesimezza. È solo che la mente non può vedere la grandezza e la complessità di tutta l'immagine, la filtra poco a poco e così crea la sensazione del tempo. E allora ti sembra che il bambino appartenga al passato e il vecchio al futuro. In verità sono tutti lì, nell'attimo presente, mentre stai mangiando. E se ti abitui con il cibo che mastichi a nutrire loro, ti abitui anche a uscire dall'inganno del tempo lineare e piano piano di pasto in pasto diventi sempre più capace di compiere l'azione che non accumula karma. L'azione che non accumula karma è l'azione compiuta con fiducia impeccabile negli eventi, nel divenire e con il senso del sacro, il senso del darsi. C'è questa cosa da fare, c'è questo obiettivo, io mi do, mi do, mi do. È un obiettivo d'amore. L'alchimista, lo sciamano, il custode del mantra madre, l'immaginalista ha sempre un obiettivo d'amore, come Perseo, quando agisce. E c'è questa cosa da fare. Per amore. La faccio col mio io, la faccio perché io sono qualcuno, la faccio con questo qualcuno? Allora la faccio col programma mentale. Il risultato non andrà mai a vantaggio della mia anima, ma del programma stesso. E invece agisco con totale fiducia negli eventi, nel divenire. Do questa azione da compiere agli dèi, la affido agli alberi, alla madre, alla natura, ai miei organi, ai miei avi. E
che siano loro a compiere l'azione per me. E io permango nella fede e nella gratitudine che l'azione viene compiuta e che l'obiettivo migliore possibile viene raggiunto. Questa capacità deve diventare in te un potere automatico, deve esprimersi in ogni tua azione. In questo modo non accumulerai più karma. Il karma è ignoranza. Accumulare karma vuol dire accumulare ignoranza, perché il karma è il prodotto dell'azione nefasta, funesta, l'azione compiuta con il proprio io, con il calcolo mentale. Questa azione reitera il peccato dell'origine, cioè una volontà che l'uomo esercita sugli eventi di controllo, di potere. E siccome reitera il peccato, reitera il senso di colpa. E siccome reitera il senso di colpa, reitera la paura. E la paura di chi è colpevole chiude i sensi sottili, chiude il terzo occhio, chiude tutti i sensi sottili e sprofonda nell'ignoranza. Il karma è ignoranza, ignoranza che nasce dal fatto di avere paura perché ci si sente in colpa. Questa paura è uno spasmo, una contrazione che, chiudendo i sensi sottili, impedisce alla vittima del karma di relazionarsi con l'invisibile e di essere quindi nella vera conoscenza delle immagini, che è sempre la conoscenza globale dell'immagine. La vera conoscenza è quando non vedi solo l'albero, ma vedi anche lo spirito dell'albero. Non percepisci solo il vento, ma percepisci anche lo spirito del vento. Solo in questo modo tu conosci veramente il vento, conosci veramente l'albero. Ma se i sensi sono sottili, sono chiusi, perché hai paura, e hai paura perché ti senti in colpa, non vedi, non percepisci, non senti. Sei nell'ignoranza. Il karma è ignoranza. Se vuoi uscire da questa ignoranza, devi compiere l'azione che non produce karma. E questa è l'azione sacra, l'azione di affidamento in cui ti dai. Per compiere questa azione, devi essere libero dal programma che gira. E per liberarti dal programma che gira, devi meditare. Meditare mangiando è un'occasione straordinaria, straordinaria, veramente straordinaria.